Batta e a tutti ci ormai benvenuti da Gigherina in questo nuovissimo episodio su Call of Cthulhu. Ed ora ragazzi, se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video, ed eccoci qua di ritorno. Dobbiamo tornare ad esplorare l'inquietante villa che stavamo esplorando la scorsa volta. Insomma, l'altra volta ragazzi abbiamo potuto ficcanasare appunto qua intorno e comunque constatare che l'incendio comunque non si capisce se è davvero stato accidentale o meno, che è successo effettivamente qualcosa prima che parte della casa andasse a fuoco. Il marito di Sarah Hawkins sembrerebbe essere stato un tizio abbastanza problematico e oserei dire violento, per cui ci stanno tante cose che non tornano, insomma, che puzzano proprio di merda. Ok, l'altra volta ragazzi ci eravamo lasciati qua nello studio di Sarah Hawkins, avevamo trovato questo direi incredibilmente inquietante simbolo sul pavimento. Questa porta è chiusa. Ok, perfetto, per cui oggi non ce ne faremo proprio niente di sta porta chiusa. Oh! Bradley? Is that you? Vabbè. Oh, vabbè. Mamma mia, oh, sono appena entrata ragazzi, Allora qua sì, c'era la camera da letto del figlio degli Hawkins, del bambino. Anche questo è incredibilmente inquietante. What was going through that boy's mind? Perché ragazzi ci stanno questi disegni orripilanti che c'è un bambino comunque di quell'età, non si dovrebbe manco lontanamente sognare di fare, per cui okay. What will her room reveal about her? Ah, ok, ok, quindi questa è la stanza da letto e questa è la porta che era chiusa ovviamente dall'altro lato. Ah, grande Ed! Possiamo scardinare anche lucchetti, piccoli lucchetti, che figata, è buono, buono proprio a sapersi. Allora, che cosa abbiamo qui di così interessante? Qualcosa? Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. I barbiturici hanno effetti depressivi e sedativi sul sistema nervoso, ma una volta che li assumi non puoi più vivere senza. I barbiturici, ragazzi, sono una cosa brutta, 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 che sicuramente è meglio non iniziare ad assumere. Perché sì, cioè, io non è che sono farmacista o medico, però ho proprio risaputo, ragazzi, che i barbiturici sono qualcosa che è meglio lasciar perdere. Ehi. Io chiamo più ad alta voce. Ed, magari non ci sente. Ah, ecco, l'accendino non bastava più, giustamente. È meglio prendere la lanterna con la fumella verde. È più affidabile. Bradley? Bradley? Ma sei a noi? Ma quello è a noi? Ma quello è a te, Ed? Hey! Oh! Inseguilo, inseguilo, inseguilo! Stop! Ando vai! Bradley! Acchiappalo! D'andato! Aia! Bradley! Oh, l'hai visto? Did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Certo, allora, se Bradley non l'ha visto, ragazzi, e non siamo effettivamente diventati totalmente pazzi o scemi, questo tizio deve essere scappato da qui. I'll cover you. Ah, possiamo scegliere se utilizzare l'accendino o la lanterna. L'accendino o lanterna, vabbè. Ripeto, ragazzi, questo tizio deve essersela data a gambe da qui, per forza, perché Bradley non l'ha visto, ripeto, almeno this door siamo was closed earlier. Ah, ecco, interessante. Storia della medicina, perfetto. Ah!
Ok, giustamente se lo raccolgo, ragazzi, il nostro livello di medicina aumenta perché siamo capacissimi di leggere tipo nel giro di 2 secondi un intero tomo Where did he sulla storia go? della medicina. Must have got out some way. No, no, he was here. I'm sure. Let's search this room. Ok, deve essere passato per forza di They qua, look like Celtic ripeto. runes. Rune Charles celtiche. must have brought them back from one of his foreign trips. Ah. Abbiamo fatto dei progressi anche dal punto di vista dell'occultismo, fantastico. This globe seems to have been part of some mechanism. Certo, Ed, che occhio d'aquila hai? Ok, ragazzi, questo si può muovere in alto, in basso, a destra e a sinistra, per cui dovremo trovare il metodo per utilizzare questo meccanismo, ma probabilmente sarà meglio esplorare un altro Doesn't po'. work. I Beh, must have missed something. direi di sì, Ed. Allora, qua c'è tanto da esplorare, questo è poco ma sicuro. Vediamo un po'. It looks Niente, like an qua. old seaway map. Qualcuno ha aggiunto delle coordinate a questa vecchia mappa del mare, mostrano la rotta di un viaggio. Caspiterina, se mi devo ricordare tutte ste cose da fare sul mappamondo, siamo proprio a posto. Non lo so, ragazzi, finiamo un attimo di guardarci intorno e poi valuteremo cosa fare. Ah, ok, la lanterna, ragazzi, ha un serbatoio, diciamo così. Ah, quello è il serbatoio della lanterna. Grandioso, che buono a sapersi, così non la userò troppo Clearly, Charles spesso. Hawkins knew Captain Fitzroy very well. E tra Charles Hawkins e il capitano Fitzroy insieme a un altro uomo sembrano amici. Non c'è scritto niente, ovviamente, dietro. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. Ehi, Bradley, sta parlando con te, eh? Sta parlando con te. It Allora, looks like a vediamo cosa. freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. No, per Darkwater risiedete a mano a Charles Hawkins. Alcuni luoghi sono stati evidenziati con un cerchio. Tutto molto interessante, però. The Scylla. It's the Ah, boat that ecco was quello. stranded at the entrance to the harbor. Ok, e qua invece che This panel abbiamo? is movable. Cogwheels. Oh! They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret Questo sì, passage. l'avevamo già I must find a scoperto. way to activate the opening mechanism. Sì, Ed, usare, oddio, perché dovremmo forzarlo? Sinceramente non lo so. I'd be better off not Aspettate. touching them for the moment. Lasciamo un attimo perdere, ragazzi, non vorrei fare qualche casino. Allora. As if the bookcase has been moved several times. Certo, perché questo è il passaggio segreto che ci interessa, però va a capire un attimo come usare sta roba. Oh, qua c'è Seems un like this foglio. came from a log. Abbiamo navigato per sonda per tutta. Fiducioso, bla bla bla. Era meglio quando le balene sparivano senza lasciare traccia. Con tutte queste carcasse in mare non possiamo ignorare il destino tragico a cui sono andate incontro. Quale creatura mangia questi animali enormi? Ho detto ad Hamilton che un cattivo presagio non gli importa. Wow. Abbiamo avvistato un enorme cetaceo in lontananza. È possibile che nessuno abbia mai trovato un animale così imponente. Emette una canzone infernale e Hamilton lo vuole. L'abbiamo presa, la balena più mostruosa che abbia mai visto. Era tramandata con la più grande pesca di sempre. Oh mio Dio. Dio, There must sta be a link with gente. the seaway map. Ok, non ci sta tanto con la Looks testa. like the navigational paths described in the Ok, log. e quindi? One eternity later. Sinceramente, Doesn't ragazzi, work. sono 3 ore che sono qui e I non must have so missed come far something. funzionare sta roba. Per cui proviamo a usare il piede di porco. Insomma, cioè, io sono così, ragazzi, siamo le With maniere this, forti. I E should be able to force the gears. vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Tac! Ops. Ho rotto qualcosa? Mi sa proprio di sì. Ok, così Well done, Phoenix. sì. Grazie Bradley, grazie. Avrei potuto usare il meccanismo, cioè il mappamondo, ma sinceramente non so proprio umanamente riuscito a capire come caspita farlo funzionare. Sarò scema. È passato da qui. Quel furfante è stato più furbo di noi. Ok. Volete davvero che mi addentri lì dentro? No, davvero. Ok, sta per iniziare il capitolo 4, ragazzi. Gallerie sotto la veglia degli Hawkins.
Lanciatisi all'inseguimento del ladro, l'investigatore e il poliziotto sono giunti in uno studio di Charles Hawkins, dove hanno scoperto un passaggio segreto, dove io ho scoperto un passaggio segreto. Bradley è stato lì come un allocco con la lanterna così. Ed e Bradley si addentrano nella galleria sotto la villa. Sono contenta, prima di addentrarmi qui, che ci sia Bradley con me. Davvero contenta. Andiamo. Secret passage, under the manor. Like a detective novel. Ma dai. That guy must have already gotten far. Beh, direi di sì, yeah. Come correva. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. Certo, certo, lo troveremo. What is this place? It's more than just a tunnel. Whoa. Whoa. Look, someone's been here recently. Madonna, che cavolo. Three seats. Perfetto, entriamo nello scenario di costruzione. Mi piacciono queste cose, ragazzi. Come ricostruire una scena. Allora, che cosa possiamo analizzare qui? Il tavolo. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Bella domanda. Che ne sapemo? Cos'è sto coso qua, immondo? Cosa diavolo è? What is this mask supposed to represent? Ah, è una maschera, manco avevo capito che fosse una maschera. Cioè, adesso spiegatemi, ragazzi, perché ha la faccia da calamaro. Ok, possiamo analizzare questa. Did Charles Hawkins hide something in this chest? Beh, probabilmente sì, se è qui ed è chiusa. Probabilmente sì, caro il mio Charles, il Charles dei miei stivali. Che cosa hai mai nascosto qua dentro? Ah, possiamo analizzare anche qua. Pensate, fiuto, annusa. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Ok, quindi si è accorta, ha scoperto qualcosa forse riguardo il marito. Si fa sempre più intrigante. Perfetto. Per cui, perché non proviamo ad aprire questa? This padlock is too complicated for me. Accidenti! Maledizione, ci ho contato su di te, maledetto tu sia, Ed. A disfigured saint. What does it mean? L'abbiamo notato anche noi, Ed, ce lo stavamo chiedendo tutti in sala. Attenzione, ragazzi, perché ho 8 punti personaggio disponibili e me ne sono accorta soltanto adesso. Per cui direi di aumentare di un livello la psicologia, assolutamente. Direi di darne uno all'investigazione, uno al fiuto, uno all'eloquenza, un altro alla forza, un altro alla psicologia, visto che ci siamo, un altro all'investigazione, ragazzi. Almeno abbiamo potuto, insomma, distribuire un pochettino equamente questi punti. Perfetto, però rimane il fatto che non possiamo aprire questa maledetta cassa. Peccato, perché ci tenevo davvero a sapere cosa c'era dentro. Che fai, Brad? Non vai avanti, Brad? Cosa c'è? Hai paura, Brad? Stai tranquillo, ti guido io. Perché noi non abbiamo paura di cosa ci può aspettare nelle profondità di questo misteriosissimo luogo. Allora, qua che abbiamo? Chiusa. Of course. Ovviamente chiusa. Tells me that the key is climbing these steps. È lì il nostro uomo. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. E ok, ma questo adesso che ci importa? Might as well start with that. Direi di sì, perché I ain't gonna squeeze in there. Ecco. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Ma vai a quel paese, vai. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Insomma, avevo appena detto che ero felicissima che tu fossi insieme a me, adesso mi lascerà sola. Grazie, Brad, grazie davvero. Trovare tracce del ladro e raggiungere la grotta principale. Vediamo se ci riusciamo. Oddio. Ok, che bello passare in mezzo al liquame. Mi auguro che sia solo acqua e non liquame. Va bene, lo dovrò scovare quel maledetto pezzo di cacca. Ah, perfetto, possiamo infilarci di qua, Ed. Ok. Che mi fido tanto di sto cioè, perché diavolo dovremmo essere finiti qua giù? Questa cosa davvero... Oh, e questo? Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. È talmente consumato, madonna, da quanti anni e secoli è qua sotto?
Allora, cos'è sta? Dovrebbe essere una statua? Che cosa dovrebbe rappresentare? No, qualcuno me lo spieghi. Oh These mio paintings Dio. must be several centuries old. Ok, questi sì che sono vecchi come il cucco. Però, insomma, i primitivi facevano le acchiappasogni, davvero? E questo? This monstrous creature must be an allegory. Ah, a questo punto, dopo aver letto quel diario di bordo, non so se è tanto un'allegoria o se è His davvero people lying down. una cosa Are reale. they dead? Are they asleep? Come pensi di fare a saperlo, Ed? Vuoi entrare nella testa dei primitivi che hanno fatto questi dipinti? Allora, non lasciamoci sfuggire niente, ragazzi, perché penso che a questo punto qualsiasi indizio può essere comunque importante. Signor ladro? È lì? Attenzione! Oblà! Oh, ho guadagnato pure un punto personaggio, grandioso. Oh! Ah, eccoci qua! Al di là della porta chiusa, pensavi di averci tenuto fuori, eh? Brutto sciocco uomo che non sei altro, pensavi di Time has poter tenere weakened these lontano structures. Ed? Ma va, ma dai. Sotto c'era un ambiente che potrebbe avere un'umidità tipo allucinante, con acqua che colora tutte le parti, cioè secondo te non si doveva rovinare I il don't have time posto? to search them all. Ok, cioè praticamente mi ha detto fatti fattacci tu e giocherina che caspita vuoi ispezionare qua sotto? Oh, cos'è sta This roba? oil again. Ah. What is it used for? Ed, che tu ci fai queste domande e ti fai queste domande, non è che le risposte arrivano da sole, capisci? Potresti pure evitare di parlare da solo, ok? Che ci siamo noi, ci sono io, tutto quello che ti pare però. E là? Signor ladro? Niente più sorprese, ok? Ok. Va bene! Ah. What's going on here? Oddio. Oh! Piers! Che è tutta quella gente? Keep your voice down. Bradley! We're not alone. Guardate com'è furtivo! What have you got me into? Ma che vuoi da me? Stavamo a seguire quel We'll tipo! see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll Ecco. meet you at the bottom. Ci separiamo di nuovo, Bradley, perché mi fai questo? Vediamo un po', ragazzi, cosa fa qui tutta questa gente? Non lo so, non lo so. Che famo? Scendiamo di qua? Andiamo da questa parte? Oh, e se... Perché c'è una persona legata su un altare? Oh, che è sta roba? Che è stata combinata senza l'autorizzazione al proprietario della grotta? Oddio, no, forse l'autorizzazione ce l'avevano. Perché lì c'è una mia foto, c'è un mio ritratto magari, forse. Perché? No. Facciamo i seri adesso, eh. A Perché? table for sacrifice? Beh, direi che si A può definire mass tale. grave. Oddio, che schifo. Che schifo, ma perché? Perché ci sono io qua? Perché? Sei tu, Ed, sei tu. Ti riconosci in tutta la tua espressione felice? Ehi! Oh, merda! La fossa I delle got it. ore. Oddio, Gesù, Giuseppe, pure Maria! I can't breathe. Ok, alcune situazioni incontri ti manderanno nel panico. Allontanati, scappa più presto. Via! Via da tutta sta melma! Ok, interessante sta roba, ragazzi. Il nostro personaggio è totalmente impanicato. E come potete vedere, No, la damn it. visione e la Find a way out of camminata here. non sono normali. Ok, dobbiamo ripassare qua in mezzo, Ed. Cerca di resistere, per favore, non impazzire. Allora, ok, ma sta mandando il panico pure a me sta cosa. Calmati, ti prego. Ok, oh. Passiamo qua in mezzo, mi chiedo dove caspita è il tizio che ci ha aggrediti. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough.
prove it to us. Uff. It's like in my dream. Solo che questa volta non è un sogno, non è un incubo, direi. Esplora le caverne, certo. Bradley, perché mi hai abbandonato? A pre-Columbian tribal dagger. Probably destined for scarification rituals. Suo possessore l'ha smarrito quando ha seguito gli altri uomini incappucciati. L'ha smarrito, se l'è dimenticato qua. Oh, l'abbiamo pure preso. Fantastico, almeno adesso possiamo dire di essere armati. Almeno quello. Questo, I can't read Latin. E allora che caspita l'hai presa a fare? Che tra l'altro ci ha fatto fare progressi dal punto di vista dell'occultismo. Ma se non lo sai leggere, che progressi avremmo dovuto fare? Vabbè, ok. Lì c'è una cerimonia in atto, sono tutti lì insieme appassionatamente. Possiamo passare di qua? Accendiamo pure la nostra lanterna. Sto posto è identico, ragazzi, mi sa, a quello che abbiamo visitato la prima volta, insomma, nel nostro primo incubo. Non c'è una ceppa di niente qua giù. Perché mi dovete far andare nel panico? Ma dico io, no, mi volevate fa i vostri rituali voodoo e magari ci notano, scusa. Oh, qua è tutto aperto. Scusate signori, io sarei caduta qui per sbaglio, è stato proprio un fatale errore, ma non vorrei unirmi, capite, alla vostra celebrazione. Ya Cthulhu Nithsiha Fitag. Futsuka! Ok, grant passerò. And accept his, so that his body and yours may be one. Chissà. I feel him. Shh. You are gifted indeed. Not another word. Non ho intenzione di stare qui ad assistere a tutto questo. Sinceramente, per cui viscere a parte, direi che vi lascio in pace, eh? Oddio, che sta succedendo qui? Ma sono vivi questi? Dead. This ritual killed him. Where's the sense in that? Non lo so, Ed. Mi piacerebbe saperlo da un lato, ma dall'altro anche no, perché cioè, sinceramente stare qui. We are ready for the ceremony. What about your protege? Oh merda. His awakening is complete. He will join you shortly. Ok, posso andarmene? Posso andarmene o incrocerò qualcun altro di questi tizi inquietanti? Non lo so. Qua è tutto chiuso. Da dove è venuto quel tizio? Ok, si apre. Istel bas natulu lenaf kli nochschlag helle gokanira sigof eni abedach ni gif kristel bas natulu lenaf kli nochschlag helle gokanira sigof eni abedach ni gif kristel. Bradley, what are you doing? I saw two odd looking guys coming down. Seemed up to no good. Stai zitto, Bradley. Non vorrei fare una brutta fine. Taci, ecco qua, lo sapevo. An intruder! Oh, merda. Don't move! Police! Sai che se ne fregano che sei della polizia. Don't move! Questo tizio polipone. Non so se ha tanto paura della tua pistoletta. You asked for it! Ecco. No, Bradley sta per fare una brutta fine, ragazzi. Charles, you shouldn't have seen this. Bradley, no! Oh, merda, Cuba. Lasciatemi in pace! Corri! Oddio, direi di sì. Bradley è morto. Lo sapevo che avrebbe fatto una brutta fine. Caspita, quindi quel tizio è Charles Hawkins, ragazzi. Ma perché era tutto deforme, tutto mostruoso?
Si ritiro fanno bene alla salute, io lo sapevo. Ero venuta apposta per dirvelo. Ma cacciato. Oh! Ce l'abbiamo fatta? Mi auguro di sì. My leg. Ecco qua, te la sei rotta? Ce l'abbiamo fatta? Ah, non le vedo le mie gambe, magicamente non le vedo. Però si è fatto malissimo, ragazzi, perché sta zoppicando. E oh, mannaggia la pupazza. Qualcuno mi aiuti, per favore. Il sangue non mi aiuta, direi, la visione. Mi fa andare ancora di più nel panico. Aiutatemi, vi prego, dove caspita sono? C'è un modo per uscire da qui? C'è un morto qui, perfetto. Oh, vedo la luce! Lì c'è la luce! Light! At last. Sì! Ci siamo, scommetto che non riuscirò a raggiungerla. Quanto ci scommetto? Ecco qua! Vai! Ok, ragazzi, qua inizierebbe il capitolo 5, che si intitola Riverside Institute. Che caspiterina. Quindi comunque qualcuno ci ha salvato le chiappe. Grandioso. Oh, il mio povero Ed. Ed Duccio, che gli avete fatto? Oddio, se ci siamo rotti una gamba sarà difficile continuare a investigare, eh? Oh, lezione che... Vai Madonna santissima. Madonna santissima. Ma che caspita. No. Dio mio, ma che me state a fa'? Ma che posto è questo? Ma che ca... He's having a seizure. Oddio. Human survive. Strong subject. Ma che razza di dottore è lei? Che razza... Ma mi aiutate in qualche modo? I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do? Può essere. Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. Non può essere. He killed you. Are you sure he's better? Ma che cazzo? Ma che... He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? Sorry, basta queste iniezioni. Oh! What? No! Ma Bradley era morto, appunto. L'abbiamo visto con sti occhi. Oh, merda, siamo in un manicomio. Where am I? Ma lo vedi l'aspetto di qua, Ed? Si capisce benissimo che siamo in un manicomio. This foul gas again. Vabbè. You've got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No, no. You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Oh, Dio. Ah, Dio Gesù. Ovviamente è chiusa. Ah, per la miseria. Oddio, santissimo, ragazzi. Oh, i manicomi sono proprio quegli ambienti che non vorresti mai vedere in un gioco, capito? Ecco, perché adesso siamo qua? No, parliamone. Che diavolo sta succedendo? Oh. Ok, tutto questo sta diventando, direi, incredibilmente assurdo. Non abbiamo più accendino, non abbiamo più lanterna, non abbiamo più niente, ragazzi. Siamo totalmente inermi. Ok, sì. Ok,
Ragazzi, fate conto che io non stia passando di qua, va bene? È tutto un brutto sogno, forse. Leviatano, ragazzi, sapevano tutti benissimo che è una creatura mitologica, leggendaria, chiamatela come caspita volete. Pierce, un attimo fa Ed stavi zoppicando. L'ho visto con i miei occhi. Dove diavolo siamo? Che diavolo sta succedendo? What the fuck? Non sto capendo più niente. Ed è figa questa cosa, perché ci stanno facendo perdere, ragazzi, il senso della realtà. Cioè, ciò che è vero, ciò che è reale, ciò che è finto, non sappiamo più distinguerlo. No, no, io non ho intenzione di liberare nessuno, zio. No, no, no. Ma la terra risponderà ai tuoi cries. Oh merda. Ma non lo voglio. Ma che diamine. You there. Wake up. Come on, stand up. Piano, piano, piano. Piano, piano. We don't have much time. Piano. Ah. Salve, salve. Non ho idea di chi lei sia. Can you stand up? Who are you? A quanto pare. A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. Manco io. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Già. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible. And as è quello che vorrei, cara. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Come dovrei fare a fuggire da questo posto? Cioè, sinceramente. I saw the nurses at work on a patient. It wouldn't be good for me to get caught. You must avoid them at all costs. Ah, if someone found out that I released you from your room, I'd never find work in a hospital again. So nice of you to worry about. Do not be unpleasant, Mr. Pierce. You must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. E come dovrei fare? I should try to distract them and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Ok. Mi grida di questo tizio, ragazzi. Mi stanno rincitrullendo. Perfetto, ragazzi. Allora, mi ha appena salvato la partita. Direi che questo gioco è abbastanza interessante, anzi forse più che abbastanza interessante, perché davvero non si riesce più tanto a distinguere la realtà dalla finzione e dai sogni, insomma, chiamateli come volete. E questo è interessante, davvero tanto. Pensavamo che Bradley fosse morto e invece non lo è, per cui qual è la realtà? Siamo adesso nella realtà, la realtà era quell'altra. Chi lo sa? Cercheremo di fuggire al manicomio la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un buonasera a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!